Gloria a Dio. Il Signore è buono. Salmo 119, verso 105. Dove sta scritto: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua fedeltà. Ti ringraziamo per la tua parola, Signore, che è il fondamento della nostra vita. E ti chiediamo ancora di darci unzione, di toccare le nostre labbra, il nostro cuore, affinché possiamo esporre questa parola, possiamo riceverla, Signore, come tu desideri, e farne tesoro per la nostra anima. A te veniamo con cuore grato, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Gloria a Dio. Stavo riflettendo su un fatto che riguarda prettamente la nostra comunità. Stavo riflettendo sul fatto che dieci anni fa in questo periodo, nella nostra chiesa eravamo molto impegnati negli ultimi ritocchi per poter poi entrare nel nuovo locale di culto. A marzo faremo esattamente 10 anni che stiamo celebrando il culto nel nostro nuovo locale. E mi ricordo che in questo periodo si era molto impegnati, vi erano delle squadre di fratelli che stavano facendo le ultime cose, perché ormai le imprese avevano terminato il loro lavoro, stavamo mettendo un po', rendendo funzionale, sistemando i suppelletti, i vari mobili, eccetera, eccetera, per poter al più presto iniziare a celebrare il culto nel nostro locale. E subito alla fine del nostro, alla fine dell'anno, proprio all'inizio del 2006, i fratelli continuavano a fare qualcosina, ma hanno lasciato molto più spazio alle sorelle, perché dopo i lavori bisognava pulire, e allora c'era lì una squadra di sorelle che puliva, i fratelli che facevano il resto dei lavori. Si cercava di fare in modo che al più presto potessimo finalmente entrare nel nostro comodo locale di culto. Ma una cosa che ha caratterizzato quel periodo, almeno per me e la mia famiglia, per me e mia moglie, ma anche per quelli che erano lì presenti tutti i giorni, era che sentivamo degli urli di gioia, di acclamazione. In quel periodo, i primi mesi dell'anno 2006, c'era proprio festa a Torino. Era una festa straordinaria e noi in qualche modo eravamo partecipi di questa festa, pur essendo lontani dal posto dove la festa si celebrava. I coristi stanno dicendo: ma a cosa si riferisce? Ma qual è la festa? La festa era fatta in qualche modo derivante dalle Olimpiadi. Lo stadio dove si celebravano le Olimpiadi era a 1 chilometro, forse 2 chilometri in linea d'aria, era il comunale di Torino. Lì c'è stata la cerimonia di apertura, lì si sono svolte alcune gare. Noi eravamo lì a lavorare e sentivamo tutto questo festare, ma la cosa principale, poi in qualche modo sentivamo le notizie quando c'era la possibilità, la cosa principale che un po' mi ha fatto riflettere al di là della festa è stata che alla cerimonia di apertura, dicevano i cronisti, hanno assistito quell'anno circa 1 miliardo di persone. È stata in qualche modo trasmessa in mondovisione. È il momento più suggestivo di tutta la cerimonia è stato quando la fiamma olimpica è stata accesa. Quello è stato il momento clou di tutta la manifestazione, quando finalmente qualcuno degli atleti ha acceso la fiamma olimpica. Ecco che è stato il momento più emozionante di tutto il periodo, e quella lampada, quella fiamma accesa è rimasta accesa per tutto il periodo dei giochi, per tutto il periodo della manifestazione.
Quando la competizione, la manifestazione si è conclusa, quella fiamma è stata spenta e poi, mi ricordo, i cronisti si sono dati appuntamento dopo 4 anni a Vancouver, in Canada, dove si sarebbero poi svolti nel 2010 i prossimi Giochi Olimpici. E mentre si parlava tanto di quella fiamma, e riflettevo su questa fiamma, il mio cuore andava a un'altra fiamma, a un'altra fiamma, a un'altra lampada. E io ringrazio Dio perché questa lampada non si è mai spenta. E questa lampada, come dice qui il nostro testo, è la potente parola di Dio. Molte fiamme si accendono e si spengono, ma la parola di Dio rimane accesa, deve rimanere accesa. E noi ringraziamo il Signore per questo, perché questa è la convinzione del salmista che ha scritto questo salmo, e questa deve essere la nostra convinzione. La tua lampada, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. È ancora così? Sì o no? Oppure la tua è una lampada come le luci di Natale, a intermittenza, che un po' si accende e un po' si spegne. Grazie a Dio, la lampada della parola di Dio è più brillante di ogni altra torcia, di ogni altra luce. Le altre lampade possono anche spegnersi, ma questa lampada, la parola del Signore, continuerà ad ardere. E noi siamo grati a Dio perché questa lampada ancora oggi brilla. Ma ciò che fa la differenza non è il fatto che brilli in senso generale, ma ciò che fa la differenza per noi è che questa lampada brilli nella nostra vita, in tutto ciò che ci riguarda, in tutto ciò che in qualche modo coinvolge la nostra esistenza. Purtroppo dobbiamo pur dire che molti cristiani stanno trascurando questa lampada, la stanno lasciando fuori dalla loro vita. La stanno lasciando fuori dalle loro scelte, dalle loro decisioni, e invece di essere illuminati da questa luce folgorante, camminano nelle tenebre della confusione, cercando illuminazione in altri angoli, in altri posti, in altre persone e in altri credo. Ma noi vogliamo continuare a dipendere dalla potente luce della parola di Dio. Nel momento in cui smetteremo di far brillare questa lampada nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra chiesa, ecco che abbiamo smesso di essere quel popolo che Dio desidera che noi siamo. Ma noi vogliamo continuare a onorare e innalzare il nostro Signore. Vedete, per molti cristiani, purtroppo, dobbiamo pur dire che la Bibbia è un libro dimenticato. È un libro dimenticato. Forse alcuni si ricordano di portarlo in chiesa quando è il momento del culto. Addirittura alcuni adesso non lo portano più neanche perché è diventato un peso, è diventato un intralcio. E non mi sto riferendo soltanto al libro pagine scritte di carta, ma mi sto riferendo proprio al testo della parola di Dio che può trovare in qualsiasi posto, ma che sia qualcosa che dimori nel nostro cuore, che abiti nel nostro cuore. Molte famiglie di credenti mai aprono la Bibbia nella loro casa, nelle loro case, mai sono lì a meditare, riflettere, a prendere spunto dalla parola di Dio. Ma io ringrazio il Signore perché credo, mi trovo in mezzo a un popolo che ama la parola di Dio. E non la ama superficialmente, la ama sentitamente, con tutto il cuore, perché noi sappiamo che è il fondamento della nostra fede. Noi non vogliamo che le nostre Bibbie rimangano lì a impolverarsi negli scaffali, vogliamo che diventino sempre più importanti per la nostra vita di tutti i giorni. Oggi voglio farvi la seguente domanda: è per te la Bibbia, la parola di Dio, una lampada accesa nella tua vita? Sta illuminando il tuo cammino? Sta illuminando le tue scelte? Quando devi prendere una decisione, quali sono i tuoi parametri per poter decidere in un modo o in un altro modo? È la convenienza? È quello che diranno gli altri? E cosa ne potrai trarre come profitto? Qual è il parametro che ti porta a decidere?
Io spero che possa accadere quello che accadeva per tanti servitori di Dio del passato e che continua a accadere adesso per tanti veri cristiani, e cioè prima di prendere una decisione che ognuno di noi possa chiedersi: cosa dice la parola del Signore? Cosa dice la Bibbia? Cosa pensa il Signore? E agire di conseguenza, perché se faremo questo ci troveremo bene, molto bene, sia qui sulla terra che nell'eternità. Amen. Attraverso quello che il Signore ha messo nel mio cuore, desidero spronare oggi, nel giorno di apertura della scuola domenicale, desidero spronare ciascuno di voi affinché vi impegnate a far brillare la parola di Dio nella vostra vita, in modo da poter dire insieme al salmista: la tua lampada, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Amen. Ma per far sì che questo sia realtà, per far sì che questo avvenga, noi abbiamo delle responsabilità. Il Signore ci provvede la lampada e ci dice a noi: falla brillare. Il Signore ci dà la parola e ci dice a noi: mettila in pratica. Amen. E noi dobbiamo impegnarci in questo, dobbiamo fare la nostra parte. Quindi prima responsabilità che abbiamo è di tenere accesa questa lampada nelle nostre case, tenere accesa questa lampada nella nostra famiglia. Che importanza ha la parola di Dio nella tua casa? Che valore ha la parola di Dio nella tua famiglia? È presente la parola di Dio nella tua casa? Ha un ruolo importante, ha un ruolo fondamentale, viene tenuta in considerazione. Non so cosa accade nelle vostre case, ma vi posso dire cosa accadeva a casa mia. Quando ero fanciullo giravano molte Bibbie nella mia casa, molte Bibbie nella mia casa. La Bibbia era un libro a cui tenevamo, che volevamo, che leggevamo, che cercavamo di meditare, di mettere in pratica. Io mi ricordo che quando mi sono battezzato, mia madre mi regalò una Bibbia, una bella Bibbia. Era la gioia naturalmente dei genitori vedere un ragazzo che si battezza, avevo 17 anni, e mi regalarono una bella Bibbia. Quando cominciai a predicare, i miei nonni credenti, mi regalarono una di quelle belle Bibbie Diodati, che per trasportarla ci voleva la carriola, era abbastanza voluminosa, ma che ho usato per molti anni. Per molti anni, quando poi è arrivata un'altra versione più moderna come linguaggio, allora poi l'ho sostituita, ancora la conservo lì nella mia libreria. Qualche anno fa, mi ricordo, in occasione di un compleanno, mia moglie mi regalò una bella Bibbia, la Thomson, con le note in italiano, quindi qualcosa che in qualche modo ci teneva ancora di più legati alla parola del Signore. Questi erano un po' i regali che in momenti particolari venivano fatti ai giovani, una volta, un tempo, delle nostre famiglie. Io amo la parola di Dio, spero anche voi, vero? Io leggo anche la parola di Dio. Non faccio passare il giorno senza che mi accosto alla parola di Dio. Come coppia, quando celebriamo il nostro culto di famiglia, leggiamo la parola di Dio. Prima di andare a letto, tutte le sere, e preghiamo il Signore. Perché la parola di Dio è fondamentale per la nostra vita. Ma questo è un insegnamento che io ho ricevuto fin dalla mia infanzia: l'amore per la parola di Dio. Purtroppo non sempre è così. Non sempre è così. Purtroppo oggi non si regalano più Bibbie ai propri figli, ai propri nipotini, in occasioni di eventi particolari, di momenti importanti. Purtroppo in tante famiglie, probabilmente solo al nord, in occasione di eventi importanti, significativi, si regalano collanine, braccialetti, anellini, orecchine, e invece di infondere amore per la parola di Dio, non sto dicendo che dovete regalare sempre Bibbie, ma neanche cose che la parola di Dio dice che non sono per noi. Perché la Bibbia continua a dire ancora oggi, dopo migliaia di anni, il vostro ornamento non sia quello esteriore, che
che consiste nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti. Io credo che voi credete a questa parola. Quindi vogliamo ritornare con l'aiuto del Signore a dare valore alla parola di Dio nelle nostre case, a prendere decisioni che si basano sulla parola di Dio, decisioni che si basano su quello che Dio pensa, su quello che Dio dice e su quello che Dio insegna, perché soltanto così potremo lasciare ai nostri figli un grande e straordinario tesoro. Dobbiamo essere impegnati nelle nostre famiglie a condurre i nostri figli alla scuola domenicale dove si insegna la parola di Dio, perché soltanto così potremo fare il più bel regalo che ne potranno godere anche quando saranno adulti. Insegna la parola di Dio al fanciullo e quando è grande se ne ricorderà. Avete sentito la testimonianza di Nunzio? Aveva accettato il Signore nella sua giovanissima età. C'è stato poi un periodo di sbandamento, La macchina non ha tenuto più la strada, ma nei momenti critici cosa è ritornato alla sua mente? È ritornato alla sua mente la parola di Dio, la pace che godeva quando era nelle vie del Signore, perché quello che noi diamo ai nostri figli da piccoli ritornerà quando saranno grandi, e noi vogliamo che nelle nostre famiglie la parola di Dio abbia il primato. Non cosa io penso, non cosa la società propone, non cosa si usa, non cosa si vuole, ma quello che Dio vuole, quello che Dio pensa, perché se la nostra vita non è fondata sulla parola di Dio, non è fondata affatto. La parola di Dio continua a essere chiara e ci parla anche dell'inconsistenza delle cose. Tutto passerà, tutto passerà. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole, disse Gesù, non passeranno. E riferendosi alla parola di Dio, l'apostolo Paolo scrive: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Noi vogliamo amare la parola di Dio. La vogliamo leggere, meditare, interiorizzare e poi praticare, perché in questo sta la nostra salvezza, la nostra crescita spirituale, il bene della nostra casa, il bene delle nostre famiglie. Ma se non nutri la tua famiglia con la parola di Dio, se non basi la tua famiglia sulla parola di Dio, non puoi meravigliarti se la tua famiglia va a rotoli. Ma quando una famiglia è fondata sulla parola di Dio, è una famiglia che prospera nelle vie del Signore, onora a Dio, cresce unita con uno scopo, l'onore supremo che deve essere dato al Signore sopra ogni altra cosa. Sta brillando la lampada della parola di Dio nella tua casa? Soltanto se questa lampada brilla, ci sarà la benedizione di Dio nella tua famiglia. Alcuni pretendono di avere la benedizione di Dio a casa loro mettendo Dio fuori dalla porta di casa loro. Non funziona così. Dio benedirà la tua vita. Sei il benvenuto a casa tua. Se regna a casa tua, e non può essere Lui presente se è assente la sua parola. Perché Gesù Cristo è questa parola fatta carne. Amen. E noi vogliamo che Lui abbia primato nelle nostre case e nelle nostre famiglie. E io voglio sperare che tutti quanti oggi, in questo momento, malgrado quello che succede il mondo, malgrado quello che propone il mondo, ognuno di noi possa dire come Giosuè: quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno, serviremo il Signore. Non ce ne importa delle mode, non ce ne importa del pensiero degli altri, non ce ne importa delle filosofie pseudo-cristiane che stanno cercando di invadere il cristianesimo. Noi abbiamo fatto una scelta: servire il Signore. E non si può servire il Signore al di fuori della Sua parola. Il Signore si serve nella Sua parola, con la Sua parola, camminando nella parola. E il Signore ci darà grazia di risultare più che vincitori. Quindi tieni accesa la lampada della parola di Dio nella tua casa.
ma tiene accesa anche la lampada della parola di Dio nel mondo. Amen. Una volta facemmo un raduno giovanile, non so chi ha qualche anno lo ricorda, il tema era nel mondo ma non del mondo. Quel raduno lo facemmo a Turlupara, quando ancora si facevano lì i raduni. Nel mondo ma non del mondo. Noi viviamo nel mondo. Naturalmente, come diceva prima il pastore Di Orio, ci riferiamo al mondo come sistema peccaminoso, quando diciamo che non dobbiamo appartenerci, come mentalità, quando diciamo che non dobbiamo appartenerci, ma nel mondo come pianeta, come umanità, come popolazione, noi ci viviamo. Il Signore sta per ritornare, quindi ci porterà via da questo mondo col suo ritorno, perché i nostri giorni finiscono, ma in questo momento tutti quanti stiamo vivendo nel mondo. Siete vivi? Gloria a Dio. Quindi siamo in questo mondo. E quindi se siamo in questo mondo abbiamo una responsabilità, quella di tenere accesa la lampada della parola di Dio nel mondo. Certamente quando ci troviamo insieme qui riuniti è facile far brillare la lampada della parola di Dio. Siamo tutti belli, sorridenti, allegri, pace, gentili, tutti quanti pronti a dire gloria a Dio, il Signore è buono, ed è buono che noi facciamo queste cose. Ma quando ti trovi al posto di lavoro, sei in grado di dire il Signore è buono? Quando ti trovi a scuola, hai il coraggio di dire che Gesù Cristo è il Salvatore? Quando vivi nella fabbrica dove lavori, ti comporti di luce come un essere di luce o ti mischi insieme alle tenebre dei tuoi colleghi? Il nostro compito come figli di Dio è quello di far brillare la lampada della parola di Dio nel mondo. Amen. Non possiamo essere cristiani part-time, bravi a casa, magari tutti quanti, bravi in chiesa, magari tutti quanti, e poi nel mondo ci si coinvolge con il loro modo di fare, con il loro modo di parlare, con il loro modo di essere, con le loro scelte che non sono fondate e basate sulla parola di Dio. Il Signore ti dice: fai brillare la lampada della parola di Dio nel mondo, in quell'angolo di mondo dove tu vivi, in quell'angolo di mondo dove tu operi, in quell'angolo di mondo dove tu esisti per diverse ore durante il giorno. Vedi, la luce della parola di Dio dobbiamo farla brillare. Questa è una nostra responsabilità. Il Signore Gesù ci parla e ci invita, ci dà il grande mandato di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Non tutti andranno in Africa, in Albania, in Asia. Ma quante creature incontri durante il giorno? Con quante creature ti confronti, parli, gli annunci che c'è una lampada che brilla, che può illuminare la nostra vita, riscaldare il nostro cuore, infiammare la nostra esistenza e farci gioire della potente presenza della parola di Dio? È una grande responsabilità che noi abbiamo. Che ognuno di noi sia pronto ogni giorno a rendere conto della propria salvezza, a dare testimonianza della grazia, a dividere, condividere l'Evangelo della grazia con le persone che incontriamo. Dobbiamo far brillare la luce del Vangelo nel mondo. Amen. Non sono gli angeli che hanno ricevuto questo mandato. Il Signore ha stabilito che dei salvati facciano brillare questa luce, e io e te siamo, apparteniamo ai salvati. E se qualcuno qui non è ancora salvato, io spero che questa luce, la parola di Dio, stia illuminando il suo cuore. Prego che questo stia avvenendo. D'altra parte Gesù lo disse. Gesù disse: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere, ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Nel tuo ambiente stanno vedendo le tue buone opere?
Non perché sei una brava persona, ma le tue buone opere, perché sei un figlio di Dio, perché il Signore ha cambiato la tua vita, perché il Signore vive dentro di te, li stanno vedendo, stanno glorificando il Padre nostro che è nei cieli a causa delle tue buone opere. Abbiamo una grande responsabilità che non possiamo delegare agli altri. La scuola domenicale insegna la parola di Dio, ma noi dobbiamo praticarla tutti i giorni, la parola di Dio, in quell'angolo di mondo dove il Signore ci ha posto. È una responsabilità nostra. Tieni accesa la lampada della parola di Dio nel mondo, e ognuno di noi ha la sua responsabilità. Non possiamo delegare al gruppo evangelistico, che fa già il suo bel lavoro, o ad altre attività della Chiesa. Ogni nato di nuovo è una luce, deve essere una luce, e questa luce non deve essere nascosta, deve essere ben visibile. Amen. In mezzo a un mondo di tenebre, tieni accesa la lampada del Vangelo. E infine, tieni accesa questa lampada nella Chiesa. In molte chiese purtroppo la lampada della parola di Dio si è spenta. Non ci sono più studi biblici, non c'è più scuola domenicale, si lascia pochissimo tempo alla predicazione della parola, e molte prediche non hanno neanche come base la lettura di un testo biblico. Il pastore espone i suoi pensieri quando c'è il tempo per esporli. Quando la lampada della parola di Dio si spegne in una chiesa, rimane solo l'intrattenimento. Non esiste più il culto al Signore, perché il centro del culto al Signore è la parola di Dio, che costruisce le nostre anime, il nostro cuore, il nostro carattere. Dio fin dal principio ha stabilito che nella sua casa la lampada deve rimanere sempre accesa. Ordinerai ai figli di Israele, Dio parla con Mosè, che ti portino dell'olio puro, di olive schiacciate per il candelabro, per tenere la lampada sempre accesa. Nella tenda di convegno, fuori dal velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti al Signore. Questa sarà una regola perenne per i loro discendenti, da essere osservata dai figli di Israele. Io ringrazio il Signore che mi trovo in una chiesa, come accade anche nella mia chiesa, dove la parola di Dio è tenuta in grande considerazione. Ma se qualche volta sarai affascinato di cambiare, o forse tentato di cambiare chiesa, perché forse qui si predica troppo e c'è in qualche altro posto dove si fanno tante altre belle cose invece che la predicazione, sappi che questa è una tentazione del diavolo, che vuole derubarti del grande tesoro che può darti la parola di Dio. Tieni accesa questa lampada nella Chiesa. Ama la parola, ascolta la parola, leggi la parola, studia la parola. Rechiti al culto con la parola, avendo nel cuore un ardente desiderio di metterla in pratica. Di metterla in pratica. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Che quest'anno di scuola domenicale, per gli iscritti e per tutte le famiglie degli iscritti, per questa Chiesa, possa costituire un anno di grande crescita sulla parola di Dio. Sulla parola di Dio. Impegnati oggi ad essere un uomo o una donna della parola. Impegnati a non fare un passo senza tener conto della parola. Tieni accesa la lampada della parola nella tua casa, nel mondo e nella tua famiglia. E veramente
realizzerai grandi benedizioni divine, realizzerai l'approvazione di Dio che arricchirà potentemente la tua vita, la tua casa e anche la Chiesa di cui fai parte. Che ognuno con convinzione possa dire a se stesso, ai suoi cari, la parola di Dio è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Il Signore vi benedica.